Benvenuti a tutti ragazzi, dopo una lunga assenza siamo tornati più carichi che mai e oggi vi presenteremo l'ultimo arrivato in casa MSI, l'Infinite XD916. Al suo interno troviamo la scatola con il cavo d'alimentazione e altri strumenti. Il fantastico pannello laterale in vetro temperato. E ovviamente il nostro PC. Nel pannello frontale, oltre al pulsante d'accensione e al lettore DVD, troviamo due entrate USB, una 2.0 e l'altra 3.1. Poi troviamo anche un attacco di tipo Type-C e due jack, uno per il microfono e l'altro per le cuffie. Sul retro invece troviamo 5 porte USB, una di tipo 3.1 e il resto 2.0. L'attacco per il vostro mouse PS2. Un'entrata DVI, DisplayPort, HDMI, cavo Ethernet, Type-C ancora per la fibra ottica e ovviamente il resto di attacchi jack in entrata e uscita. Come potete vedere, la specialità di questo case è che la scheda video è montata verticalmente. Invece, nel basso troviamo la nostra power supply. E ora vediamo quello che c'è al suo interno. Il PC è strutturato in tre camere. Nella prima camera è presente il processore Intel Core i9 di nona generazione, con 32 GB di RAM espandibili fino a 64 del tipo DDR4. Nella seconda camera troviamo la scheda video. Una MSI GeForce RTX 2080 Ti da 11 GB dedicati, del tipo GDDR6. All'interno della terza camera, insieme all'SSD da 512 GB e l'hard disk da 2 TB, è allocato l'alimentatore da 550 W. Grazie al design Mystic Light RGB LED, il tuo case è personalizzabile al 100%. Tutto il sistema mantiene una temperatura ideale grazie ad una combinazione di tre camere raffreddate a liquido ed aria. Grazie per aver seguito con noi la presentazione del nuovo arrivato in casa MSI, l'Infinity X Plus 296. Continuate a seguirci per restare sempre aggiornati sulle new entry. Alla prossima!